storia positiva. Voglio anche ricordare
della sua sposa Natalia di Siernova, che ci ha deliziato, che è venuta. A Roma con Alexander Bogatini, mi pare che Bogatini, no? E che è una grande ballerina. No, quando ho visto Giselle, ho visto il 1980. Sì. Poi un altro ballerino importante di lui è tanto la leggenda d'amore, il fiore di pietra, musica di Prokofiev, e poi ancora uno spettacolo indimenticabile a Roma, il gioco dell'eroe al Circo Massimo, quindi con l'ambiente romano, autentico, tutto il Ventino, tutti i ricordi, il Colosseo, è inserito il suo balletto epico che aveva ragione di essere quel massimo. Volevo ringraziare il Museo Bavarucci di Mosca, ci sono le due rappresentanti che sono venute apposta da Mosca per allestire la mostra, e il nostro autorio italiano, il direttore di scenografia del Teatro della Opera di Roma, il maestro Maurizio Balano, che ha creato tutto questo. Prima giornata, perché noi siamo arrivati ieri alle 17. E passerei ora sindaco la parola all'ambasciatore. Vorrei ringraziare la giuria, la commissione della
della giuria chi ha deciso di fare questo premio quest'anno a признати речі його личних заслуг і всього совєтського російського мистецтва. È una grande riconoscenza della sua arte e di tutta l'arte russa sovietica. Хочу поблагодарити мерію города Позитана за організацію мероприятия, за внимание, per l'attenzione che si dedica ai nostri artisti e agli ospiti che vengono in questa città anche per questi giorni. Sono sicuro, spero che il concerto, l'evento di domani sarà ancora più numeroso, insomma popolare, ci sarà grande pubblico.